è una nobile decaduta. Sta andando malino, per non dire male, perché è in zona playout, ma proprio per questo sono le partite trappola queste, mister. Noi della Spa non è che la Spa c'è grandi nomi, c'è grande organico, grande tutto, forse fanno fatica a capire la categoria, ma sono problemi loro. Noi dobbiamo guardare anche a casa nostra, noi vediamo la partita la peggiore dell'anno, dobbiamo darci delle risposte, punto. Altre cose a me della Spa onestamente non ne frega niente. Io voglio vedere giocare la mia squadra, come intendo io, con aggressività, con cattiveria, cosa che non abbiamo fatto completamente a Sassari, al di là del valore dell'avversario. Però abbiamo affrontato gli avversari di valore, ma mica abbiamo fatto fatica come abbiamo fatto lì, proprio perché non si può, abbiamo fatto una pessima figura, l'ho detto subito, che siamo stati indifendibili, perciò io penso di aver già detto abbastanza, no? Su quella partita, quando uno dice una frase del genere vuol dire che c'è poco da dire. No, soprattutto perché hai coniugato il verbo alla prima persona plurale, noi siamo stati indifendibili, certo, ci metti sempre la faccia, però allora, i giocatori hanno sbagliato l'approccio, hanno sbagliato a giocare in calcio, tu hai sbagliato qualcosa? Ma io qualcosa, io posso anche aver sbagliato, nel calcio, chi è che non fa una mazza non sbaglia mai, chi è che fa, poi a me mi viene da ridere quando sento altre considerazioni, io lascio parlare tutti perché porto rispetto. Poi però mi vado a vedere che senza fare nomi, perché non ho nessuna voglia di fare polemica, nessuna voglia di dire altre cose, mi viene da ridere quando non sa niente nessuno. Noi abbiamo recuperato un giocatore che ancora non stava bene sabato, l'abbiamo portato via perché sennò dovevi adattare un difensore in mezzo al campo, che a Bologna prima di salire su un aereo si è sentito anche male. Poi devo sentirmi dire o leggere o fare altre cose. Io lascio fare tutti, non c'è problemi. Questa squadra qui, secondo me, in questo momento, fra difficoltà di organico, fra infortuni non muscolari, almeno così ci si capisce meglio, e balle varie, secondo me stiamo raschiando un po' il barile. Tutto qui, ma è una squadra che ha un organico per assumere una buona classifica. Poi se qualcuno pensa o crede di poter vincere il campionato quest'anno, io ci posso fare niente, eh. Io sono qua. Una nota positiva. Qui si continua sempre a parlare, sì, no. Si continua anche troppo a parlare quest'anno. Invece di parlare, noi dobbiamo fare fatti, noi. Perché siamo noi che dobbiamo darci delle risposte, come atteggiamento. Poi le partite le possiamo anche perdere, perché qui nessuno ci ha mai detto che non possiamo perdere partite, bisogna essere onesti. Atteggiamenti del genere non vanno bene, perché nessuno ha mai detto dopo le partite che ha perso a Pescara e da altre parti che avevamo fatto male, no? Non l'ha mai detto nessuno, però lì veramente siamo stati inguardabili. E se per il primo tempo c'è la disgrazia di pigliare il terzo gol, ne pigliamo altri due dopo, perché se ci sbracchiamo ulteriormente ne pigliamo altri due. Ma al di là del valore loro, siamo noi che non siamo stati in grado di scendere in campo in una certa maniera. Senti, proprio per questo una domanda, poi faccio l'altra. Ma tu onestamente, no? Sei proprio convinto che c'hanno tutto sto gran valore? Io no, lo dico prima. Ho una buona, ottima squadra. Noi, secondo me, è una squadra, io lo dico da parecchio, dico che questa è una squadra al decimo posto in su. Decimo posto in su, non ho detto decimo posto in giù, quando siamo tutti è una squadra che equivale dal decimo posto in su. Se arriviamo oltre vuol dire che abbiamo sbagliato anche noi, valutazione magari. Poi c'è una cosa che quest'anno notano pochi, no? Che gli under nostri, a parte 2-2001, poi sono tutti 2002-2003, vuol dire, sono ragazzi che si possono formare ora, tra due mesi, cinque mesi, un anno, perché fa parte del gioco, ma è una considerazione importante da tenere presente. Cioè noi siamo una società
che deve far giocare i ragazzi per far quadrare certe cose, che sono le cose che ti dice sempre Notari quando arrivi qua, perciò non c'è da, non è un alibi questo, assolutamente. No, no. Si sa dall'inizio. Si sa dall'inizio, o l'accetti o ti giri la macchina e ti levi dalle scatole. No. Questo io penso che va dato atto anche a questi ragazzi che hanno ancora ulteriore tempo per poter maturare. Speriamo che fanno come Di Stefano, che per i primi sei mesi ha fatto una fatica dalla miseria. Lo vedevi giocare in allenamento, dice questo fenomeno, oppure un giocatore della categoria superiore. Partita nulla. Partita non prendeva la mazza. Qualcuno di questi è bravo a spingere, si dimentica la fase di difesa. Qualcuno è bravo a difendere, è un attaccamano. E non è facile far quadrare tutto, ci vuole un attimino anche di pazienza, credo io. Poi, A Sassari una nota positiva è stata di Gianni. Volevo dire una cosa, da quello che mi risulta, tu puoi rispondere, no. Questo ragazzo è già 2 anni, cioè è già un po' che ha Gubbio, e lo scorso anno sei stato proprio tu che l'hai chiamato in prima squadra, perché era infortunato, si allenava da solo. Abbiamo fatto curare in prima squadra, sì. Ecco. Questo è quello che mi risulta. Ci ha pensato Luca Palazzari insieme a Vito. L'avete recuperato voi in prima squadra? No, si era fatto male, mi sembrava giusto, ragazzi. Perché hai visto qualcosa in questo? Ma io, allora parliamoci chiaro: ora, Di Gianni ha fatto bene, tra 15 minuti dalla fine, libero di testa, si perdeva già, si stava a fare una figura di Carlo tutti. Ora, non carichiamo sto ragazzo di responsabilità perché non è nemmeno giusto nei suoi confronti. Chi si deve prendere le responsabilità sono altri, lo devono fare domani. Chiacchiere, basta. Poi se non sarà il caso di insistere su certe persone, andiamo alla ricerca di freschezza mentale. C'è Montevago, c'è Di Gianni, ce l'abbiamo. Però prima di tutto qualcuno deve pigliarsi delle responsabilità. Dobbiamo stare più in piedi e meno per terra. Perché io vedo che difensori altrui menano come fabbri, no? Nei nostri confronti. E io voglio vedere che i nostri attaccanti, io non parlo dei miei difensori, mi interessa. Io parlo dei miei attaccanti, mi sono rotto le scatole che per ogni contrasto sento o vedo che uno che casca per terra o urla. C'hanno le mani per potersi difendere, tenerli a distanza, aggrapparsi. Non devono cascare, devono lottare. È diverso. La SPAL, l'hai già detto, è una squadra che è zeppa di bei giocatori, cioè, però magari dando un po' un'occhiata anche alla carta d'identità, sono giocatori un po' alla fine della carriera, non per questo mi azzardo a dire che sono finiti, ci mancherebbe altro. Ecco, tatticamente non si sa come giocano perché ha fatto il 4-3-3, ha giocato a 3, Colucci ha cambiato anche in corsa. Tu come te li aspetti? Aspetto, non me lo chiedo, noi abbiamo lavorato su qualcosa e ci tagliamo per noi. Però io ti vorrei far notare che giocano anche dei ragazzi validi. Sì, sì, sì. Perché il round è un 2006 forte. Però se hanno quella classifica qualcosa sì, ma vuol sì. dire. No, ma lascia perdere, io non vado alla classifica, io non vado a vedere, perché io guardo l'organico, qui c'ha Maestro. Che era un talento in Serie B, se poi non si cala nell'altra C, ma c'è un giocatore forte. Antenucci era Bari. Se andiamo a vedere, Bruscacci è un giocatore A B. Se andiamo a vedere tutte le cose che c'ha, poi se non riescano a stare insieme, sono problemi loro, speriamo continuino anche domani. Ma certo. Ci mancherebbe altro, ma però fermiamoci un attimino. Andiamo a vedere la carriera di ognuno di questi. Tripaldelli, Celia, non scherziamo, dai, per favore. No, ma no, proprio per questo come li affronti? Si deve giocare per forza. No, noi affrontiamo come stiamo cercando. Noi abbiamo dei problemi, no? Andiamoci chiaro, non ci nascondiamo mica. E dobbiamo cercare di. E ultimamente stiamo facendo fatica in qualche maniera e dobbiamo cercare di mettere mano a quello che secondo noi ci dà una mano a risolvere certi problemi, specialmente andando fuori casa. Però in casa la marcia, non dico perfetta, ma insomma. Io mi auguro. Ci sono state partite vinte che magari meritavamo di pareggiare, partite che non abbiamo vinto, che meritavamo sì, di vincere. Ma quello, però su insomma, quello il bilancio ci sta, è su giusto. Quello ci siamo, ma noi abbiamo questi 20 punti, soprattutto per le prestazioni che ha fatto in casa e per una partita che ha fatto in freschezza mentale ad Ancona,
dove l'hai vinta meritatamente per il secondo tempo che hai fatto, però poi dopo sono subentrate altre cose. A volte si pensa che sia tutto troppo facile, no? Poi dobbiamo capire che di facile in questo campionato quest'anno non c'è niente, che ogni punto ha un valore enorme. Quello va fatto in casa, ma va fatto soprattutto anche fuori, perché anche fuori casa dobbiamo darci delle risposte, dobbiamo diventare più aggressivi, più cattivi, portare in fondo i risultati. Si può perdere 5 partite di seguito fuori casa una squadra come la nostra, anche se l'abbiamo meritata solo una volta, però non puoi, vuol dire che siamo troppo superficiali, troppo leggeri, troppo buoni. Oppure quel meccanismo di maturazione, parlo del portiere, sì, che ha sbagliato le partite, parlo del difensore che ha fatto del portiere, parlo... Il portiere è una cosa tua. Sì. Io ho detto che Bettorelli ha meritato delle partite 5, delle partite 7. Bettorelli, io ti vorrei far presente che è il 2000 anche lui. Sì, ma io sono d'accordo, per me c'ha le potenzialità per andare anche in categoria superiore. Del portiere forte, però è normale, nell'età ci comprende come gli altri. Assolutamente sì. Altre cose, quando sei andato a prenderlo sapevi che era il 2000, adesso devi essere bravo a cercare di capire, di stargli accanto. Quando sbaglia, è chiaro che poi perseverare è diabolico, anche lui si deve dare delle risposte, un ragazzo intelligente, però... Ma secondo me da qui in poi, facendo tutti gli scongiuri della terra, sarà un valore aggiunto, perché c'ha tutto per sì, fare. Sì, ma non mi è piaciuto due o tre volte, oh, vabbè, ma quella no, però altre volte... Certo, è giusto che la esprimi. La mia, io, se prendiamo la partita di Pescara, io non sono scemo, bevo l'acqua e non il vino. Inizia a bere un po' di vino. Ha parlato di peggiore partita della stagione contro la Torres. Come reggi la squadra di settimana a livello mentale e di morale? Ma guarda, noi sappiamo... Io credo a questi ragazzi. Io mi aspetto una reazione domani della squadra importante, ma soprattutto per darci delle risposte anche per noi, perché se così non fosse veramente sarebbe da farsi girare veramente le scatole, perché la partita ci può stare, l'atteggiamento sbagliato, la superficialità nell'affrontare una squadra forte, gli infortuni, io ci metto tutto, però zero alibi per tutti, nemmeno per me, perciò non ce l'hanno nemmeno loro. Dobbiamo darci delle risposte, affrontare questa partita e proseguire il nostro percorso in questo campionato, tutto qui, ma non possiamo sbagliare atteggiamento. Le partite le puoi anche perdere, perché ci sta anche che le puoi perdere, però se le perdi con l'atteggiamento giusto, la domenica dopo te le vai a vincere anche da altre parti. Se invece sbagli atteggiamento totalmente, non scendi in campo come a Sassari, ci si deve anche un attimino guardare in faccia e dire siamo stati indifendibili, mi sembra il minimo. Mister, ci puoi dire qualcosa invece su chi mancava a Sassari, nello specifico Chierico e Volevandi, come stanno? Guarda, Chierico continua il suo percorso, spero che, non so se questa ma la prossima sicuramente, credo, spero che torni in gruppo, perché lo ripeto, è un ragazzo che per noi ci dà molta, molta qualità e per noi è importante. Anche equilibrio? Anche equilibrio, perché l'ha dimostrato entrando in 10 contro la Juve, in quella zona di campo ci hanno fatto la buca, però se non ce l'hai che devi fare? Danilo Boulevardi è stato male una settimana, io che vi devo dire? Stavo male una settimana, l'ho visto i primi 3 giorni della settimana, capisco che stava male perché veramente faceva fatica anche a correre in questa settimana. Ora mi sembra che questo ieri mi è sembrato che stesse meglio, anche come occhio, no? Lo vedi che è più sveglio un po', veramente ha fatto fatica, perciò il ragazzo che è stato sicuramente male, quello che è stato male sta meglio, senza fare il nome, e vediamo, cerchiamo di recuperarne il più possibile, poi cerchiamo di fare una formazione adeguata all'importanza della gara. Giocate in 11. Quello sempre, quello fino a prova contraria. Un'altra domanda, mister, perché qualche conferenza stampa fa mi ha detto che dal punto di vista anche delle strutture per allenarsi la situazione pensava che si stava rischiarendo. Come adesso la situazione, visto che è passato un mesetto, mi sembra, quando l'aveva detto? 21 giugno. No, ma io capisco che la società sta facendo
di tutto per cercare di metterci anche in condizione di lavorare. Però alterniamo un po' il campo, un po' quando il Beniamino Baldi esce dal campo, che ci fa una grande cortesia, poi ora stiamo cercando di mettere un altro campo a posto, se ci riusciamo forse risolviamo un po' di problemi, perché nell'ultimo mese siamo stati costretti un po' a allenarsi un po' troppo spesso di qua, nell'antistadio dove non ci sono le misure. Per carità, io posso solo ringraziare chi cura quel campo, perché sennò dove si andava a battere la testa non lo so, onestamente. Però è stretto, c'è un muro accanto, ogni volta si avvicina la tua preoccupazione è dire piano, perché sennò qualche uno se ci batte la testa ci rimane. Infatti non capisco che cacchio ci rimane a fare quel muretto lì, onestamente, perché per me la cosa più semplice è levarlo. Se non c'è quello, va a battere contro la terra, non succede niente, no, penso. Tanto un pezzo ci fanno fare partite più lì, credo. Perciò ci arrangiamo, sperando poi che si sistemi quello per cui stiamo cercando di andare a vedere. Bene. Grazie, arrivederci. Grazie.